Una domenica dedicata al dialogo sul ruolo dei media oggi in diversi ambienti ed ambiti lavorativi. Questo è il senso della manifestazione Se comunicando io potessi, conversazione che ha riunito professionisti made in Calabria che hanno ruoli importanti nella società odierna calabrese. Un appuntamento inedito, ha ribadito Giuseppe Livoti, presidente del Sodalizio Reggino, poiché per la prima volta si può verificare come in diversi settori, quali la medicina, il mondo della scuola, dell'informazione locale e nazionale, la comunicazione sia cambiata con una nuova identità, dettata soprattutto da particolari terminologie, dalla multimedialità ed anche dall'avvento del web e dall'informazione minuto per minuto. Al Laboratorio delle Arti e delle Lettere, le Muse, la testimonianza di grandi esperti. La scuola oggi reagisce bene a questa crisi, ha commentato la dirigente dell'Istituto Comprensivo Nossi de Pitagoras, Franca Fedele. Nella formazione sono importanti i laboratori di lettura e i docenti devono fare sviluppare il pensiero critico degli alunni. E poi l'intervento del dottore Antonio Nicolò, responsabile del servizio citodiagnostica e prevenzioni tumori degli ospedali riuniti di Reggio Calabria, il quale ha esordito ribadendo come oggi la classe medica dovrebbe anche studiare comunicazione, come lo si fa all'estero per i medici oncologici. Il medico e il paziente hanno un unico denominatore che è la salute, lo stato della salute, che un tempo, nel 1950, non veniva comunicata direttamente al malato, ma ai parenti, mentre dal 1960 in poi le cose sono cambiate. La comunicazione anche nella malattia deve essere lenta e graduale, non istintiva e veloce, e naturalmente occorre dare speranza anche e soprattutto quando la speranza non c'è più. Ed infine, pensieri condivisi anche dalla storica penna e volto noto della RAI, Tonino Raffa, il quale ha affermato che la qualità dei prodotti della comunicazione oggi sono scesi di livello. Occorrerebbe fare presso l'università dei corsi di giornalismo. La lingua italiana non è più protagonista negli articoli, niente formazione e oltretutto si è sottopagati. Scrivere oggi è segno di democrazia per Raffa e stranamente paesi lontani come la Scandinavia hanno maggiore libertà di stampa. Ed infine la testimonianza del giornalista Eugenio Marino, già direttore di numerosi TG a livello locale, che ha espresso il concetto del tempo che passa nel comunicare. È cambiata la fisionomia della notizia, poiché sono mutati i contatti umani. Non si vivono più le emozioni oggi del giornalismo. I fatti si raccontano tramite le email e non più andando sul posto. E da qui una crisi della stampa, ma anche della televisione. Ai nostri microfoni il giornalista Rai Tonino. Questo mondo è cambiato in maniera più veloce rispetto che ai 100 anni precedenti, e questo grazie alle nuove tecnologie che hanno garantito una velocità forsennata nella diffusione delle notizie. Purtroppo non hanno garantito un livello qualitativo adeguato della lingua italiana, perché purtroppo internet oggi è aperto a tutti, anche a chi padroneggia male la lingua italiana. E in questa occasione abbiamo fatto un richiamo anche al mondo della scuola, perché non è solo importante comunicare, è anche importante comunicare bene e veicolare bene. Per cui, d'altra parte, la comunicazione abbiamo detto che è una cosa essenziale per chi fa il mestiere del giornalista, ma è essenziale anche per chi nella vita affronta anche un'altra attività. È importante comunicare bene sia se si fa l'avvocato, sia se si fa il commercialista o si fa il negoziante. Quindi la comunicazione è strategica. Forse il mondo non ha ben compreso l'importanza di padroneggiare molto bene e con molta cura questi nuovi mezzi di comunicazione. Un messaggio che vuole dare a un'emittente televisiva che ha un habitus, diciamo, locale da questo punto di vista. Quali sono dei parametri che occorrerebbe seguire? Ma puntare innanzitutto sulla qualità, perché l'informazione è un prodotto, se il prodotto è scadente ha scarsa penetrazione sul mercato. Per cui se ne esce da questa crisi che ha colpito il mondo dell'informazione con cifre spaventose. Pensate che negli anni 80 in Italia c'erano una novantina di quotidiani, oggi sono solo una cinquantina.
Pensate che negli anni 80 in Italia si vendevano 7 milioni di copie di quotidiani al giorno, oggi siamo a 2 milioni e 800 mila, perché la gente ha scelto il web per informarsi e per comunicare, ma non sempre sul web c'è un'informazione corretta. Guardate gli incidenti che succedono, le bufale che circolano, quindi bisogna avere la capacità di governare sempre ogni processo e dietro ogni tecnologia ci deve essere l'uomo, col suo buon senso, col suo senso di responsabilità. Da questa crisi se ne esce, e il discorso riguarda tutti, tutti quelli che sono in questo calderone, se ne esce recuperando un giornalismo di qualità, ma anche un'editoria di qualità, che purtroppo non c'è. E in conclusione, la RAI di un tempo e la RAI di oggi, ci sono delle differenze? Come si esplicitano queste differenze? Beh, tante differenze. Io ho conosciuto la RAI di 35-40 anni fa ed era veramente una scuola. Una scuola non solo per i giornalisti, ma anche una scuola per gli uomini, ti formava, ti educava. Oggi purtroppo questo frastagliamento dell'informazione e anche questo eccessivo ricorso ai talk show, dove ha sempre più ragione chi grida di più, e non è così. Questo ricorso a programmi tipo Il Grande Fratello e l'Isola dei Famosi, che sono profondamente diseducativi, però sono molto seguiti, e quindi bisogna cercare una via per correggere queste distorsioni. Ecco, io devo dire la verità, sarò un nostalgico, sarà pure la mia età, ma rimpiango la RAI dei vecchi tempi, quando se facevo una riunione con un direttore e facevi una domanda, il direttore ti apriva un'enciclopedia. Oggi non è più così. Un saluto come faceva in tutto il calcio minuto per minuto? Beh, dicevo, il risultato finale ha diretto l'arbitro e davo la lira allo studio. La dirigente dell'Istituto Comprensivo Nosside Pitagoras di Reggio Calabria, dottoressa Franca Fedele, e l'intervento del dottore Antonio Nicolò, responsabile del servizio Cito Diagnostica e Prevenzione Tumori degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. E qui alle Muse con le telecamere di Melito TV, il nostro canale 817, cara dirigente Franca Fedele dell'Istituto Nosside Pitagoras, il rapporto della comunicazione con la scuola. Lei da dirigente stasera ha fatto la mattatrice della serata. Ma la comunicazione in una scuola è fondamentale, come dicevo prima, si esprime a diversi livelli, perché bisogna saper comunicare con bambini, con adolescenti ed anche con adulti. La comunicazione è fondamentale perché ci orienta, ci fa capire quali sono i bisogni di un territorio, di una scuola, quindi a programmare tutte quelle iniziative, quegli interventi che possono essere utili per raggiungere tutti quegli obiettivi che la scuola annualmente programma. E per quanto riguarda, ecco, la scuola del domani, dove arriva la scuola e come è cambiato il rapporto genitori, alunni, docenti? È cambiata perché la società è cambiata e si è evoluta rapidamente, ma è chiaro che per proiettarsi verso il futuro bisogna sempre avere presente il passato, l'oggi, per poter costruire il domani. Solo conoscendo qual è stato il nostro passato, possiamo mettere a frutto quelle che sono le potenzialità della persona, di un territorio, di una scuola, per poter raggiungere obiettivi sempre più elevati. Oggi alle Muse si è parlato del ruolo della comunicazione nei vari ambiti e nei vari settori. Il settore della medicina e la comunicazione con il dottore Antonio Nicolò, che ha un compito importante, perché la diagnosi e la prevenzione sono importantissime nel suo settore. Certamente, quindi a noi capita giornalmente di dover comunicare una cattiva notizia, per virgolette. E la comunicazione è alla base di tutto nella medicina, anche in questo tipo di patologie, in queste malattie, bisogna saper comunicare. Quindi è essenziale che ci sia un rapporto diretto col paziente, che ci si crei uno stato di empatia tra paziente e medico per poter dare nel migliore dei modi la notizia. Lei oggi ha parlato anche di mitologia, di grecità. Nella comunicazione, la grecità, lei ha dato un valore importante. Sì, effettivamente diciamo che il rapporto con la morte era diverso. Nell'antica Grecia la morte veniva accettata. Cioè, lo stesso Achille accetta di morire perché c'era stato un oracolo che aveva predetto che sarebbe morto se fosse rimasto a Troia, mentre sarebbe vissuto
fino alla vecchiaia se fosse ritornato nella sua città affitta. E lui accetta perché il valore della vita, cioè quello che era il valore per un greco, erano altre cose, era morire, diciamo, anche la morte doveva servire per acquistare valore. Quindi, era la società della vergogna, dove si temeva il giudizio delle persone nel senso buono, cioè nel senso che uno doveva apparire ed essere quello che era la cosa più importante. La comunicazione da un punto di vista medico, quindi, oggi dove si espande, dove si evolve? Beh, ancora diciamo che la comunicazione nei pazienti oncologici intorno al 50%, e comunque la verità non viene mai detta completamente. Perché sono d'accordo che bisogna lasciare anche la speranza ai pazienti, però diciamo una vera comunicazione non c'è, anche perché non c'è una preparazione di fondo nel medico, non c'è una scuola, quindi ci si augura che ci siano dei corsi di formazione proprio per comunicare meglio queste patologie.